Ancora un'interrogazione! Basta! Forza, aprite i vostri libri. Oggi parleremo delle funzioni trigonometriche. Seno, coseno e tangente. È a questo punto che in molti cominciano a perdersi. Sì? Perché andare nel panico per qualcosa di... per qualche grafichetto? Non capisco. Perché tu l'hai studiata. Una formula complicata viene condensata in poche linee. Non è più semplice ed elegante? Sì, ma il problema è come lo spiegate. Ogni funzione ha una forma distinta che stuzzica l'immaginazione. Dunque, Star Sun, guarda questi grafici. Dica. Sapete il nome di questo grafico? L'indizio è chiocciole. È una cocloide? Esatto. Spirale Archimedea, Limachon di Pascal, Folimon di Cartesio e Curva del Diavolo. Non trovate che sembri un po' un guscio di una chiocciola? Ci sono molti altri grafici con nomi buffi. Per esempio, una Curva del Diavolo è chiamata così perché somiglia a uno yo-yo cinese chiamato Diablo. Non è nulla di particolarmente diabolico. Oh, è stato bravo, hai indovinato anche questo, Yaru Janega. Se non studiate, è ovvio che voi non indovinate niente. Capre di merda! Alcuni osteggiano la matematica proprio come fosse il diavolo, ma c'è una ricerca che sostiene che quelli bravi in matematica hanno un reddito più elevato. Se puntate a un bello stipendio, a volte sarete costretti a combattere dei demoni. Onestamente, penso che combattere i demoni sia più semplice che comprendere quei grafici. E soprattutto ci guadagno molti più soldi, Morgana. Tin, tun, tin, tun. Ah, Kasumi, ciao! Ah, Star Senpai, vorrei parlarti di una cosa. Ti spiace se mi unisco a te per il pranzo? Niente affatto, andiamo. Grazie. Va bene, andiamo sul tetto. Così ci vede anche Haru. Volete delle carote? Inizia a fare piuttosto freddo, eh? Scusa se ti ho fatto venire fin quassù. Non è una cosa che si può discutere in mezzo alla gente. Star Senpai, intendi ancora portare avanti la tua missione con i ladri fantasma? Perché lo chiedi? Ultimamente non si fa altro che parlare male dei ladri fantasma. Miau, è vero. Sebbene siano in molti a credere nella vostra causa, pur non sapendo nulla di voi, sono sempre più quelli che sparlano dei ladri fantasma. So che non spetta a me dirlo, visto che ho rifiutato l'offerta di unirmi a voi, ma questo cambio di atteggiamento è semplicemente terribile. Stanno facendo con voi esattamente ciò che hanno fatto con me. Eppure continuate imperditi alla vostra strada. Perché, Senpai? Perché devo occuparmi di una cosa, ed è molto importante. Occuparti di una cosa. Capisco. Già. Ma non preoccuparti per noi. Non c'è nemmeno una possibilità su un milione che ladri fantasma possano fallire. Capisco. Beh, non vi trattengo. Però posso chiedervi un favore? O meglio, potete promettermi una cosa? Quando le cose si sistemeranno, vorrei che andassimo da qualche parte insieme per divertirci un po'. Lo prometto, Kasumi. Affare fatto, allora. Sto già iniziando a contare i giorni che mancano a quel momento, perciò fate attenzione. Sì, signora. Oh, e io intendo mantenere anche l'altra promessa che ti ho fatto riguardo l'allenamento fisico. Kasumi, questa cosa dell'allenamento fisico l'abbiamo fatta veramente poche volte e mi ha aumentato veramente poche volte gli HP. Magari domani, o è troppo presto. Forse è meglio se ci alleniamo dopodomani, eh? Oh, ma quello è il giorno in cui... Un altro giorno sarebbe meglio. Ah, capisco. Ah, non ho ancora pranzato. Minchia, ma con una boccata che cosa ha mangiato? Forza Star Senpai, anche tu devi mangiare. Non si può vincere uno scontro a stomaco vuoto. E lo dice quella che si è appena mangiata mezza polpetta di riso con una morsicata. Quanti giorni mancano alla lettera? Uno? Beh, facciamoci trovare pronti. Chi mi scrive? La perfezione richiede pratica. Hai ragione. E allora prepariamoci. La pratica è l'unico modo per migliorare. Diamoci dentro oggi. Hai intenzione di venire, vero? Sento di potermi avvicinare grazie a Yoshitsune. Va bene, passiamo del tempo con Shiya. Ti aspetto in sala giochi. Dobbiamo arrivare al rango 7,5 come al solito. Sei pronto? Oggi offro io, cerca solo di starmi dietro. Posso pagare per me?
Non preoccuparti, oggi mi sono portato un bel gruzzoletto. Davvero? Forza, diamoci dentro, in posizione. Più. No, no, troppo lento. Shinya gioca in modo imprevedibile. Ehi! Ridagli i soldi. Ma che... ignorali. Oda, gli hai preso i soldi del pranzo, non è così? Ti ha sfidato, vero? Sì. E quando ho perso mi ha detto che gli dovevo dei soldi. Che ti credi di essere? Il re? Eh? Non li ho presi, li ho vinti. Sono i fondi della mia guerra, per farmi diventare più forte. Che diavolo stai dicendo? Tu sei pazzo, proprio come tua madre. Ho sentito che anche lei si comporta in modo strano al ristorante l'altro giorno. Un cameriere l'ha beccata che se ne stava andando senza pagare e lei ha detto di essersi dimenticata. Ha persino sbraitato contro il direttore dicendogli di addestrare meglio i suoi dipendenti. Chiudi il becco. Mia madre dice che la tua è una prepotente e tu sei tale e quale a lei. Zitto. Io sono il più forte, il migliore, il re. Se vuoi i tuoi soldi dovrei battermi. Dice cose senza senso. In qualche modo, non so come, ma ce la pagherai. Sei capace solo di giocare ai videogiochi. Eh? Sei come quei cattivi nei film. Spero che i ladri fantasma ti sistemino. Un cattivo, io? Sul serio? Anche se sono forte. No. Non sono cattivo, vero? Dovresti ridargli i soldi. Ma ho vinto, sono il più forte. Perciò, perché sarei il cattivo? Credo di averlo capito da solo. Infatti mi sento in colpa, anche mentre vincevo. Non lo farò mai più, non voglio essere il cattivo. Ho fiducia in te, so che farai la cosa giusta. Grazie. Ehi, non è che adesso mi odi, vero? Un pochino. No, per niente. Davvero, cioè, davvero. Oh, fantastico, non voglio che anche tu mi odi. I ladri fantasma sono forti perché sconfiggono i nemici forti, vero? Battere i nemici deboli è da bulli, è quello che fanno i cattivi. Avevo torto, grazie Star-san, non l'avrei mai capito senza il tuo aiuto. Questo è vero. Effettivamente quando noi battiamo le ombre quelle deboli, lo facciamo con un colpo solo. Li uccidiamo in un colpo solo. Ora me ne torno a casa, devo riflettere su ciò che ho fatto. Beh, autoconvincimento. Bravo ragazzo, così si fa. Bravissimo. Bye bye. Ci vediamo, ciao. Certo, vincere dei soldi in realtà non è sbagliato. Alla fine lui l'ha sfidato, lui ha accettato, lui ha perso. Fatto sta che, ok, è sempre brutto. Però d'altra parte in realtà non aveva totalmente torto Shinya. Sono felice che tu mi abbia risposto. Ehi, Star-san, dove ho sbagliato? Volevo essere forte come i ladri fantasma, ma senza rendermene conto sono diventato io il cattivo. Più ci pensavo, più la paura aumentava. Star-san, sicuro che non finirei per odiarmi? Certo che no. Davvero, lo prometti? Grazie, non ripeterò mai più l'errore di adesso. Ah, mi sento un po' meglio dopo averti parlato. Grazie Star, non so cosa avrei fatto senza di te. Ok, ora metto giù, ci vediamo in sala giochi. Ciao Shinya. Ah, Shinya. Che casino che hai combinato. Domani è il gran giorno. Dopo aver inviato la lettera di sfida non si torna indietro. Stanotte completa i preparativi. Ergo, se devi fare ancora qualcosa, falla adesso e poi attaccati al cazzo e tira forte. Quindi, visto che abbiamo comprato le proteine, sfruttiamole al meglio. 2000 yen. Spiccioli Morgana, spiccioli. Ehi, sei ancora sotto, stai diventando bravo. Se pensi a questo manichino come un amico o non solo uno strumento, otterrai risultati migliori. Beh, non credo ci sia molto che possa insegnarti ormai. Continua così, vai alla grande. Vuoi prendere qualcosa? Le proteine di importazione. Sono Ciro Sadame. Glughete. Oh. Bene. Scusami. Bene, sei pronto? Miau. Tuota.
Ah, i consigli di quel personal trainer hanno dato i loro frutti. Ti muovi molto meglio ora. What the? Ha, ha. E abbiamo ottenuto tra l'altro un trofeo. Sembri stanco, non esagerare. Sembra che ti sia allenato fisicamente e mentalmente. Ottimo. Anche sulle mani distrutte. 9 HP e 7 SP. Devo dire che comunque la prospettiva di avere 7 SP, che per quanto in realtà siano molto meno rispetto agli eventuali 8 o 12, comunque è qualcosa. Soprattutto perché prendendo le proteine diamo un piccolo bonus. Sembra che anche il frullato abbia dato i suoi frutti. 5 HP e 3 SP, quindi 10 SP abbiamo ottenuto oggi. Guarda come sono muscoloso senza maglietta. Oh, quindi oggi è... quindi era oggi? Mi è proprio passato di mente. Ah? Stai bene? Ecco, so che vai da lui ogni giorno. Come ha potuto andarsene? Mi sento uno schifo, avrei voluto dirgli così tante cose. Perché non può restare qui per sempre? Cosa dovrei fare adesso? Ehi, sei un caso disperato. Ma a quanto pare non sei l'unica, era popolare tra le ragazze. È per questo che dico, Maruki non può avere 50 anni, non può essere di mezza età, che cazzo. Se le ragazzine... Oh, mi saltano addosso, Starkun, aiutami. Buongiorno, so che è improvviso, ma se possibile vorresti venire a trovarmi a pausa pranzo? Certo. Ottimo, vorrei parlare di una cosa con te, visto che è l'ultima volta che possiamo farlo. Oh, è vero? Oggi te ne vai? Sì, oggi finisce il mio incarico alla Shujin. La cosa mi rattrista molto, se posso dire. Terrò un discorso d'addio durante l'assemblea mattutina, ma vorrei parlarti in privato. Visto l'occasione, il pranzo lo offro io. Ho preparato qualcosa di speciale per te, vedrai. Bene, a dopo. Ciao Maruki. Oh, Maruki se ne va. Il dottor Maruki se ne va. Ah, studentessa. Il dottor Maruki se ne va. No, sono già passati 6 mesi, Sembrano volati. E in chiusura, vorremmo che il dottor Maruki dicesse qualche parola agli studenti. Prego, dottore. Buongiorno a tutti. Come diceva il vicepreside, oggi termina il mio incarico alla Shujin Academy. In questi mesi ho potuto conoscere le difficoltà che avete affrontato durante l'anno, i problemi sentimentali, di studio, alcuni hanno problemi economici terribilmente simili ai miei. Ma prima di lasciarvi, vorrei darvi un ultimo consiglio. Se la vostra situazione diventa insopportabile, non abbiate paura di scappare dal problema. Nessuno di voi pensi che l'unica realtà possibile sia quella che vi è stata imposta ingiustamente. Quel che voglio dire è che non dovete focalizzarvi sulle preoccupazioni della vostra vita. La vostra esistenza in questo mondo è un miracolo. Meritate di vivere felici. Farò il tifo per voi. Vivete le vostre vite al meglio, anche quando non ci sarò più. Aia cazzo, ai. Come la prima volta. Beh, gli incidenti capitano. Questo è quanto. Grazie per avermi accolto quest'anno. Buona fortuna a tutti. Maruki, non ci abbandoni! Ah! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Vorrei ringraziarlo personalmente, ma credo sia meglio farlo più tardi. Makoto c'è andata da Maruki, non mi sembra. Beh, forse questa è l'ultima volta che potrà farlo. Ah, dubito che riusciremo comunque a parlarci. Beh, è stata una brava persona alla fine. Sì, io mi sono trovata bene. Anche io alla fine. Beh, grazie di essere venuto. Visto che è il mio ultimo pranzo alla Shujin, ho portato il meglio. Questa tempura è di un ristorante che mi ha incuriosito sin da quando sono arrivato qui. Ho sempre rinunciato perché è caro, ma oggi è un giorno speciale. Ho ordinato la porzione di lusso. Ah, grazie. Dovrei essere io a ringraziarti. Mangiamo. Puffete. Non ci sono parole per descrivere questo profumo. Oh, questo profumo risveglia l'appetito. Peccato che non veda niente. La vita dei quattro occhi. Oh. Decisamente soldi ben spesi. Piatti ricercati come questi hanno un sapore fantastico. Vorrei che durassero per sempre. Beh, e dopo il cibo, torniamo al lavoro. Innanzitutto, ottime notizie. Ho finito l'articolo. Oh, sono contento. Congratulazioni.
L'ho già detto, ma ancora una volta, tutto ciò è stato possibile grazie a te, Star-kun. Non ci sarei mai riuscito se tu non avessi condiviso con me la tua esperienza e la tua conoscenza. Di nulla, veramente. Ti prego di accettare la mia riconoscenza per il tuo aiuto, come studente migliore della Shujin. E come ladro fantasma. Ah, i brividi! Anche lui ci ha scoperto. E come lo sai? Non fare il finto tonto. Perché non dai un'occhiata al titolo dell'articolo? Però non c'è musica. Questa cosa è strana, non c'è musica, però è bello che lui lo sappia. Interpretare la realtà con la scienza psicognitiva e alterare la realtà tramite le influenze esterne. Sai, il risveglio del cuore operato dai ladri fantasma è la scienza psicognitiva messa in pratica. Si introducono nella realtà individuale del bersaglio, che è separata da quella del pubblico. Così facendo, hanno la possibilità di alterare permanentemente la cognizione dell'individuo. Qualcuno che ha capito che siamo ladri fantasma grazie alla scienza. E questa è la mia ipotesi su come risvegliate il cuore dei vostri bersagli. Sai sicuramente il fatto suo. Beh, ho messo l'anima in corpo in questa ricerca per anni, in fondo. A dire il vero, l'ho capito ad aprile. Figa. Quando il preside mi ha chiamato per la prima volta per discutere della consulenza degli studenti, ho assistito al vostro ritorno dalla realtà individuale che ho menzionato prima. Aspetta. Ah! Ah, proprio... Ah, ci ha scoperti con la scienza! No, vi ho visto. Ah! Siete apparsi all'improvviso dal vicolo dietro la scuola. C'erano anche Takamaki-san e Sakamoto-kun. Takamaki-san sembrava particolarmente esausta. Ah, la prima volta di Han l'ha visto. Lo sapevo! Io me lo ricordavo quel pezzo! Me lo ricordavo di averlo visto Maruki uscire! Ed eccolo lì che ci vede! Ah, grazie! Non molto tempo dopo Kamoshida ha subito il risveglio del cuore. Quindi fino adesso hai fatto il finto tonto con noi, Maruki? Cioè, quindi ci hai fatto tutte le domande, le cose? Per capire, però in realtà già sapevi. Oltre a questo, mi è stato detto che in qualche modo eravate in rapporti con Kamoshida. Tanto è bastato sospettare il tuo coinvolgimento. Ovviamente. Ero praticamente certo che il risveglio del cuore di Kamoshida fosse dovuto a voi tre. A quale gioco stai giocando? Beh... Conduco ricerca sulla scienza psicognitiva sin dall'università. Ho cercato per anni di interagire con la cognizione individuale nell'ambito delle terapie. Ma per qualche motivo non è mai stata una ricerca riconosciuta a livello accademico. Nonostante questo, ho continuato a cercare prove e sostegno della mia ipotesi. E proprio allora sono incappato nei ladri fantasma dei cuori di ritorno da una missione. Mi si è aperto il cuore. Forse ho pensato che con loro aiuto posso finire la mia ricerca. Questo è il motivo per cui ho preso contatto con te e i tuoi amici, Star-kun. Non ho detto nulla sino ad adesso perché, non volevo che voi fraintendeste le mie motivazioni. Questo è tutto. Non ho null'altro da nascondere. Ora, la tua opinione di me è diversa. Ci denuncerai? Perché mai dovrei? Non credo che riuscirei a tradire una persona alla quale devo così tanto. Se non credi a quello che dico, sei libero di risvegliare il mio cuore. Non è così che funziona. Grazie a te, finalmente so cosa devo fare. Devo ribellarmi a questa realtà. Giuro che userò la mia ricerca per migliorare questo mondo. Anche se non credo con lo stesso metodo col quale voi ladri fantasma riformate i membri della società. L'idea di giustizia varia per tutti, anche Akechi la pensa così. Prego, hai principi morali inossidabili, non perdi mai di vista la tua idea di giustizia. Sono felice di aver trovato un giovane come te. Felice di averti conosciuto invece, Maruki. Anche se non credo sia l'ultima volta che ci vedremo, grazie per tutto quello che hai fatto finora. E la tua voce sta cambiando, Maruki, perché ora non sei più un tonto, ora sei un uomo. Io sono te, tu sei me, hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione, spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito del consigliere che ti conferirà un potere infinito. Allora, c'è da dire una cosa, e a me un po' dispiace e un po' mi fa felice. Maruki, a differenza di tutti gli altri, questo suo addio, questo suo ultimo livello del rango, non è emozionante come lo è
il pianto di Han, come... che ne so, anche Oya che ci scopre perché, sai com'è, o Chihaya che usa le carte, che sono emozionanti a modo loro. Quello di Maruki è composto, preciso e pulito. Bello. Aumenta gli SP ripristinati con consapevolezza. Grazie. E abbiamo sbloccato Boomahan. Boomahan, che tra l'altro è una delle cose che mi manca da fare. Seguirò il sentiero delle vostre convinzioni. Spero che un giorno, alla fine di quel sentiero, sarò in grado di aiutarti. Sono sicuro che lo farai, anche se potresti considerarlo un ficcare il naso. Oh, il tempo è scaduto. Ci rincontreremo, vero? Certamente. Bene. Star-kun, dica. No, non importa. Buona fortuna ad entrambi noi. Ci vediamo. Ciao, Maruki. Ah, Maruki, Maruki. L'ultimo giorno di Maruki è anche l'ultimo giorno che aspettiamo per mandare la lettera. Il fansite è esploso, come al solito. Comunque domani è il gran finale, spero che ve lo ricordiate tutti. Il giorno del nostro piano, ovvio che ce lo ricordiamo. Questo significa che oggi manderemo la lettera di sfida, giusto? Sì, la nostra unica opzione è oggi. La polizia deve ancora fare la sua mossa, ma sono certo che abbiamo raggiunto il limite. Volevamo aspettare il più a lungo possibile per spingere al panico la sorella di Makoto, giusto? Già, tutto considerato, oggi è la nostra ultima opzione. Possiamo parlarne più approfonditamente dopo la scuola. Va bene, ci vediamo alle Blanche. Tra l'altro Akechi non risponde mai al mattino. Probabilmente o è occupato con la scuola o non vuole rispondere. Il capo ha detto di averci riservato il locale. Possiamo bere tutto il caffè che vogliamo. Ah, ma questo posto non è comunque vuoto. Lo dico al capo, eh. Ah, tutti qui sono testimoni. Stavo solo scherzando. Dovremmo decidere dove mandare la lettera di sfida. Considerando quanta esaltazione c'è attorno alla faccenda, penserà che sia uno scherzo, no? Posso metterla nella sua scrivania. La gente mi conosce, potrei arrivarci facilmente. Non è una buona idea. Se sei l'unico a poterci entrare, sarà facile risalire a te. Lo farò io. Posso semplicemente dirle che è arrivata per posta. Sarebbe un metodo meno rischioso. E qualsiasi cosa possa chiedere, le dirò che non so nulla. Ma Makoto è... Sei tu il nostro leader, quindi decidi tu. Lasciamo la lettera di sfida a Makoto. Mi fido di lei. È veramente l'unico modo. È tutto ok. Mi sono trovata in situazioni ben più pericolose, vero? Allora lascio a te. Grazie per aver accettato. Dovrò impegnarmi di più per fare ammenda. Bene, il punto di infiltrazione sarà all'ingresso del tribunale. Tutti concordi con le 6 di sera? Sì, va bene. Come al solito. Ottimo, allora prepariamoci per domani. Rompete le righe. Rompete i coglioni. Oh, stiamo discutendo, ma non sentiamo nulla. È vero. Perché questo è un ricordo. È un ricordo alterato. È alterato dalla droga. Domani è il grande giorno. Dobbiamo soltanto condurre l'operazione che Makoto ha pianificato. Dobbiamo solo consegnarla finché riusciremo ad arrivare a Nijima. Cosa succederà quando arriveremo a Nijima? Sono abbastanza sicuro che stasera non usciremo. Madame Sae Nijima, peccatrice di invidia, hai perso te stessa nell'ossessione del successo. Per raggiungerlo sei disposta a dichiarare giusta l'ingiustizia. Firmato Killer Gecko Star. I brividini. L'ho trovata nella cassetta delle lettere. Hanno avuto il coraggio di mandarla a me. Mi tacciano di essere una criminale e vogliono risvegliarmi il cuore. Che arroganza! Vogliono solo liberarsi di chi considerano un fastidio. E va bene, dovrò solo catturarli prima io. E quando lo farai? Li interrogerai, vero? In una specie di stanza sotterranea. Perché me lo chiedi? Oh, mi ricordo solo che ne avevi accennato una volta. Esatto, in una stanza per gli interrogatori speciali, sotterranea. Avrò poco tempo, ma farò quel che devo per costringerli a rivelare i loro segreti. Poco tempo! Quasi 80 episodi e
Quanti mesi sono che stiamo facendo questa serie? Non me lo ricordo neanche io. Sono all'incirca 4/5 mesi, se non vado errato. Dipende anche da quando caricherò questo episodio. Eccola qua, distorsione. Giochiamocela lealmente. Oh, il massimo, eh? Benissimo. E allora devo tornare al lavoro. È tardi, ma devo chiamare il direttore e fargli sapere della lettera di sfida. Le cose si calmeranno una volta che tutto questo sarà finito. Quando succederà, facciamo un viaggio da qualche parte. Le terme, solo noi due. Sorella, sono dalla tua parte. Non permetterò a nessuno di farti del male. Oh, che ragazza strana. Devi fare una telefonata. Salgo in camera mia allora. Chiedo perdono se chiamo così tardi. Sono Nijima. C'è una cosa che devo dirle. Ho ricevuto una lettera di sfida dei ladri fantasma, indirizzata a me, personalmente. Rimanere in attesa? E trasferisce il comando dell'indagine a qualcun altro? No, certo che no. Sì, capisco. Rimarrò in attesa fino ad ulteriori istruzioni. Mi scusi. Forse non dovevo chiamarlo. Sono stupida. Meglio non uscire stasera. Dobbiamo prepararci per domani, no? Sì. Chiedo scusa per l'attesa. Penso che sia andata bene. Grazie, Mako-chan. Allora sta andando tutto secondo i piani. Allora siamo alla resa dei conti. Devo dire che sono un po' nervoso. Vedi di non emozionarti troppo e fare cazzate, eh? Senti chi parla. Vi prego di essere comprensivi con me. Bene, allora ci vediamo domani. Un secondo. Crow, ripassiamo l'operazione ancora una volta prima che tu te ne vada. È tutto rimasto come abbiamo discusso prima, no? Questa battaglia deciderà il nostro futuro. Dobbiamo assicurarci di essere preparati alla perfezione. Molto bene, il nostro obiettivo è rubare il tesoro di Sei-san. Ci incontriamo in tribunale intorno alle 18. Bene, vuoi dirci un'ultima cosa prima che andiamo a dormire, leader? Mettiamocela tutta! Conteremo su di te. Che meraviglioso rapporto di fiducia, anch'io farò del mio meglio. Bene, non possiamo permetterci alcun errore, specialmente stavolta. Domani è il grande giorno, perciò facciamo il nostro meglio. Quindi non possiamo uscire. Bene, la squadra è preparata. Noi siamo preparati. Direi, Morgana, credo che l'unica opzione utile sia allenarmi. Ti alleni un po'? Visto che è da tanto che non lo facciamo e di solito possiamo uscire. Caffè ne abbiamo, curry ne abbiamo. Sì, ne abbiamo. Alleniamoci, almeno aumentiamo gli HP. Era da un bel po' che non ci allenavamo qui in casa. Vuoi prendere qualcosa? Il frullato iperproteico. Non sarà niente di che, però usiamolo. Dico, l'allenamento in casa non è nulla di che, però visto che dobbiamo essere pronti per domani, questa sera ci alleneremo con forza. Spacchiamola questa trave, Morgana. Vai avanti al tuo ritmo e lavora sodo. Guarda qua, Morgana, che addominali di acciaio che c'ho. Come sempre è stata un'ottima sessione. Pare che tu abbia acquistato un po' di forza. Beh, arrivare a 999 HP sicuramente ci vuole il suo tempo. A questo punto tanto vale trattarlo come un hobby. Beh, si sta facendo tardi, perché non ti fai una bella dormita? E una bella doccia anche. Domani è sabato. Giorno della sfida. Io. Oggi è il gran giorno, siete tutti pronti? Makoto, la lettera di sfida? L'ho mostrata a mia sorella, l'ha presa dalle mie stesse mani. Makoto. Capisco cosa provi, ma non devi essere così affranta. Già, se falliamo, siamo spacciati. In gioco non c'è solo il luogo in cui ci sentiamo di appartenere. Potremmo rischiare anche la vita. Ce la farò, ce la faremo. Voglio salvare mia sorella, costi quel che costi. Siamo tutti d'accordo? Tutto è bene quel che finisce bene. Quante cose sono successe da quando abbiamo iniziato. Siete diventati una squadra affidabile. Ok, Joker, questo è l'ultimo colpo del ladro fantasma. Diacci il segnale. Siamo tutti pronti? It's showtime. Ho i brividi perché quando sono arrivato a questa parte pensavo: è davvero finita così? Non arriviamo neanche all'anno che dobbiamo stare con Sojiro, veramente. E per quanto vorrei che Akechi arrivasse al citato prima livello 70,
non lo faremo. Andiamo al piano delle puntate alte e andiamo da lì alla stanza del boss. Il nostro unico obiettivo oggi è rubare il tesoro. Andiamo! La scala è giù, è il momento di andare. Siamo tutti pronti? Abbiamo Fafnir, il nostro automa, Asterius, Kaguya Picaro, Raul, Satana, Yoshitsune, Alat, Maria, Satanael, Izanagi no Okami e il nostro inseparabile Arsène. La squadra è pronta. Andiamo. Oh, il tesoro è scomparso. Dov'è il tesoro? E così siete venuti, come da programma. Come da programma? No, il tesoro è stato messo in bella vista per attirarci. Quindi per questo che siamo riusciti a scorgerne la forma. Per prima cosa vi faccio i miei complimenti. Non credevo che sareste arrivati fin qui. Preferiremmo avere il tesoro invece che le tue lodi. Dove l'hai nascosto? Venite, forza! Vi aspetto! Venite! È ora di finirla una volta per tutte. A quanto pare vuole che la seguiamo. Dannazione! Si prende gioco di noi! Seguiamola! E allora, come avevo detto, andiamo a prenderci il tesoro. C'è qualcosa che posso prendere qui? Sembrerebbe di no. Ottimo. Probabilmente l'ascensore ci porterà dove si trova Sai-san. Siete tutti pronti? Ovviamente. Bene, allora andiamo. Sorella, ti proteggerò, costi quel che costi. L'ultimo colpo dei ladri fantasma sta per avere inizio. Eccola là. Che gioco sarà questa volta? Vinceremo a prescindere. Se pensate di avermi messa all'angolo, commettete un vero errore. Vi ho condotti qui solo perché potremmo combattere a mio piacimento. Sorella! Quando mio padre è morto in servizio, ho odiato il suo assassino con tutto il mio cuore. Morire servendo la giustizia sembra nobile, ma è chi rimane a dover raccogliere i cocci. Riuscite a immaginare quello che ho dovuto sopportare? Forse l'ho sopravvalutata. Pensavo che i suoi ragionamenti sarebbero stati più nobili. Ha perso il controllo. Non va bene. La giustizia non può piegarsi al male. Devo vincere a qualsiasi costo. Questa è solo arroganza. L'unico modo per capire chi ha ragione è combattere. Allora Sai, ti aspettiamo. Che cazzo succede? Che bella questa ripresa di Fox. Che cazzuto, Ryuji. Oh. Esatto. Cos'è stato quello? Certo. Ovviamente in squadra l'abbiamo Makoto qui. D'accordo, facciamolo. Ovviamente qui c'è qualcosa che non va. Voglio solo fare un tentativo veloce. Potremmo farle gli effetti di stato? Secondo me no. Non in questa fase almeno. Ovviamente li blocca. Oh, ma guarda, ti fai colpire, vedo. E allora colpisci la Makoto. Ammazza tua sorella, forza. In questa fase c'è una cosa che dovreste sapere. La sorella di Makoto in questa fase ha 65.000 HP. È veramente tanto, credetemi. Perché in questa fase noi tecnicamente non dovremmo ucciderla. Volendoci provare si può, ma non si può. Cioè si può perché ci provi, ma non si può perché è difficile arrivarci. Ma cosa? Ora giochiamo alla roulette. La posta in gioco sarà la nostra vita. Naturalmente ogni atto di violenza è proibito. Bisogna sempre rispettare le regole. Te l'abbiamo già detto. Col cavolo che seguiremo ancora le tue regole.
Mi sta bene, persone tanto moleste devono subire la giusta punizione. È prevista una punizione? Cosa dovremmo fare? Niente. Non dobbiamo fare niente. O meglio, Joker non deve fare nulla. Perché avete infranto le regole. In tal caso meritate di essere penalizzati. Questo è il motivo per cui non ho fatto attaccare Joker. Cosa? È questa la penalità? Chi non riesce a seguire le regole non può essere tollerato. La società funziona così. Ah? Ovviamente. Come ho detto, noi non dovremmo combattere. Ma tanto vale provare a farlo. Ovviamente facendo 400 noi non arriveremo mai a 35.000, ma... è per quello che abbiamo lì Joker. Dovreste indovinare la casella in cui finirà la pallina. È giunto il momento del primo lancio. Scegliete dove piazzare la puntata. Sono quasi certo che cercherà di barare, ma se dovessimo dirlo si limiterà a ignorarci. Per ora è meglio continuare a giocare e cercare di scoprire il metodo che usa per imbrogliare. Sono d'accordo. Indovina la casella con cui la pallina andrà a finire. Vari bonus si applicheranno ai nemici o alleati a seconda dell'esito. Riceverai bonus maggiori per le predizioni più difficili. Considera attentamente l'andamento della battaglia prima di decidere dove piazzare la puntata. Insomma, rischio alto o rischio basso? Dove vuoi puntare? Rischio basso. Dove andrà la pallina? Sul rosso. Non cambia nulla. Avete preso la vostra decisione? Forza! Vediamo i risultati. Pensa se poi finisce sul verde. Ah, ma guarda, è finito sul rosso. Una specie di forza ha spostato la pallina. E questo è il motivo per cui ho aspettato. Abbiamo perso, ti sei fatto un'idea, Joker? Certo. Sul serio? Ma come fa? Con una lastra di vetro. È vero, hai ragione. La pallina è sembrata fluttuare per un breve istante. Becchiamola con le mani nel sacco, così non potrà negare l'evidenza. Qualcuno deve colpire la casella quando compare la lastra di vetro. Sarai tu a scegliere chi farà da cecchino. Dobbiamo farla finita. Certo. Avrei voluto mandare Akechi, però è morto. Vai Makoto, fallo per tua sorella. Ah, dobbiamo scommettere i soldi questa volta. Le scritte sul monitor sono cambiate. Questo vuol dire che le puntate cambiano ogni volta. Akechi lì morto, aiuto. Allora, meno male che abbiamo Maria e riportiamo in vita Akechi. Panther, la mettiamo di guardia. Akechi lo mettiamo di guardia. Il cecchino nella posizione designata. Non resta che aspettare il prossimo giro della roulette. Bene, è ora di fare la vostra puntata. Bene, su cosa punterete? Visto che stavolta andrà bene, andiamo su una puntata molto rischiosa. Spero bene che la vostra predizione sia corretta stavolta. Guardala lì, che bella mira sulla sorella. Tacchete! Mi spara in faccia ora. Abbiamo vinto, ma pensa un po'. Che tra l'altro io ho fatto una cazzata. Ho lasciato... vabbè, dai, ci sta. Ho lasciato ad Akechi a Daru l'oggetto della... dei livelli. Vabbè, a Daru ci sta, ad Akechi un po' meno. Cosa? Joker? È ora di arrendersi. Come puoi pretendere dagli altri che giochino lealmente? Stavi assolutamente barando. Vigliacca, perché non parli? Di qualcosa. Sta zitta. Eccola qua. Si è trasformata. Sorella. Sto barando? Non è giusto? Zitti! Questo è il mio mondo! Io sono la legge, io sono l'assoluto! In questo mondo nessuno merita di vincere, tranne me! Se ancora osate sfidare la mia giustizia, preparatevi all'annientamento totale! Questa è la vera natura di mia sorella! No! Finalmente siamo tornati in un combattimento normale! Buona fortuna, Joker!
Oh, ma guarda, anche la roulette è cambiata. Cosa? I pannelli della roulette sono cambiati. È bello questa cosa, questo giochino della roulette, anche se rende il tutto un po' più imprevedibile, diciamo. Andiamo di debilitazione. Avrei dovuto fare prima carica invece che debilitazione. Panther, tu concentrazione. Tra l'altro, fammi vedere una roba, scusami un attimo. Ok, non sei debole a nulla. Tu, Makoto, mi dispiace, ma dovrei cambiare. E mettiamo Ryuji al tuo posto, perché Ryuji tanca di bestia. Tu vai di Megidolan. 215, un po' poco Akechi, eh? Un pelo poco. Psichico, meno male che abbiamo tolto Makoto allora. La mia giustizia si è rivelata. Devo stroncare le menti malvagie che osano sfidarmi. Ah, su Akechi tra l'altro. Forse sta per usare la psicocinesi? Ma che davvero? Quindi resiste a tutto adesso, tranne che al nucleare, perché è la debolezza dello psichico. Concentrazione! Ma Anna è ancora uno, è vero, non l'abbiamo più curata. Che stupido, vabbè. Agidain! Ovviamente ha resistito. Beh, visto che l'abbiamo, curiamola. Vai ancora di Megidolan! Abbiamo fatto bene a mettere Akechi qua, perché con l'abilità Megido può attaccare chi vuole. Hai scelto la persona sbagliata da attaccare. Raul, esplosione nucleare! 2520, ma pensa un po'. Ancora una volta concentrazione. E Akechi cosa sta facendo così? Si abbassa. Skull, vai di carica. Così il tuo prossimo attacco fisico farà un bel po' di danno. E tu continua con Megido invece. Akechi con la mano sul mento. Conta solo la vittoria. Non devi fermarti davanti a niente se vuoi ottenerla. È la legge del più forte. Se devo continuare a vincere a ogni costo. Ma che razza di logica è? È ora che ritrovi la lucidità. Ancora gli attacchi psichici? Oh, ma pensa un po'. Oh, bravissima. Difesa diminuita. E io faccio un Termopili per aumentare l'attacco di tutti, visto che sta scadendo il timer. Tu attacca ancora con Agidain. È vero, resisterà, ma è comunque 500 d'attacco. Attacco devastante, Ryuji. 500 anche di quello. Tu continua con Megido. Akechi sta finendo gli SP, vorrei farlo notare, ma perlomeno funziona. 64, potevi fare anche di più, credimi. Concentrazione un'altra volta. Andiamo di nuovo di concentrazione anche per Han. Han, da quando gli abbiamo messo Signore della Magia, veramente tutto un altro mondo per lei. Spende pochissimo di SP e fa degli attacchi incredibili. Sono contento che tu c'hai attacchi divini. Oh, ma guarda, hai sbagliato il tempismo, mia cara Sae. Perché il tuo cambio di roulette vuol dire che ora le tue difese non sono tornate normali. Scusami, non volevo. Va bene, siamo concentrati. Debilitiamola, così vediamo che cosa esce fuori dopo. Lei lasciamola concentrata. Lasciamola concentrata, perché voglio vedere che cosa esce. Metti fuori che esce il ghiaccio. Con il fuoco la devastiamo. Ridiamo un po' di SP ad Akechi, giusto per usarli gli oggetti, perché sennò lui si è caricato, quindi. Ecco ancora una volta polvere dell'anima, giusto perché Akechi almeno si può attaccare. Non era importante, ma tutti quegli oggetti, se no non li uso. Non li avrei mai usati in alternativa. Vediamo cosa uscirà fuori. Lo sapevo che uscivano fuori gli attacchi divini, lo sapevo.
Che sta succedendo? Io ho ragione, ho sempre ragione. È per questo che la vittoria spetta a me. Chiunque si metta sulla mia strada verrà schiacciato. Mi dispiace, rifletto gli attacchi. E infatti si è presa 1000 in faccia. Quell'attacco lì, quando lo fa, è di un'infamia totale. È di un'infamia totale perché tu magari sei anche full vita e lei ti devasta con quell'attacco, ti spacca in due. Assautobi! Addio, Sae. Hai perso. La tua giustizia è stata distrutta. 39.000 yen e saliamo di livello solo io e Haru. Wow. Comunque siamo a 457 di SP. Dai, la strada per il 999 ci arriviamo prima o poi, secondo me. Ho perso, quindi... Sorella! È solo un'ombra, perché sei? Silenzio! Scusami. Prendiamo il tesoro. Makoto? Non è sbagliato far luce sui mali che non possono essere giudicati dalla legge. È questo che i ladri fantasma hanno cercato di fare. Ma queste indagini aggressive, piegare la verità per il proprio guadagno personale. Ti prego, ripensa come ti sentivi quando hai voluto diventare procuratore. Pensa alla tua giustizia, sorella. La mia giustizia. Ricordati com'eri un tempo. Ma come? Nijima-san, è come con mio padre. Cosa li hai fatti diventare così? Anche fosse dovuto ai loro desideri, è strano che siano caduti preda di simili pensieri. Forse c'è un'altra ragione che ancora non conoscono. Trovato! L'indagine potrà continuare, i sospetti su di voi cadranno. Questo accordo è stata una bella esperienza per me. La valigetta è piccolina comunque. L'idea che io, un investigatore, possa agire insieme ai ladri fantasma. Vorresti andare avanti, eh? No, la nostra collaborazione termina qui. Questo era parte della nostra promessa. Non ve ne siete dimenticati, vero? Forza, non serve più rimanere qui. Stai bene? Sì, andiamo. Eh? Rilievo dei nemici? Ma quando? Si stanno radunando fuori! Sul serio? Ma che diavolo sta succedendo? Guardate quanti sono! Qui si mette male! Abbiamo sconfitto la signora del palazzo e preso il tesoro, ma le ombre non si calmano. Non ha senso, cosa sta succedendo qui? Altri in arrivo? Se non facciamo qualcosa, qui finisce male! Minchia quante! Eh? Andiamo subito! Quei tizi vestiti di nero sono quasi arrivati, se ci circondano, siamo finiti! Una squadra così numerosa verrà scoperta immediatamente, meglio separarci per scappare. Qualcuno però deve attirare la loro attenzione. No, troppo pericoloso. Ci penso io! Joker? Li vuoi distrarre da solo? Lascialo fare, Queen. È un tizio silenzioso, ma una volta che ha deciso, non accetta un no come risposta. Tieni, sono sicuro che non morirai. Insomma, è di te che stiamo parlando. Non fare nulla di stupido, ok? Dobbiamo bere il nostro caffè. Se non torni, non te lo perdonerò mai. Il nostro accordo è ancora in ballo, ricordi? Ne arrivano altri. Stai attento, fidanzatino. In verità vi dico, non è un modo piacevole di dirsi arrivederci. Conviene che ci sbrighiamo. A dopo. Questa scena è così familiare. L'abbiamo già vista in qualche modo. Ah, chi lo sa? Ho una strana sensazione di... déjà vu. Siamo gli uomini in nero. Siamo qui per colpire quel tizio. La madonna, che voli incredibili, Joker.
Ci siamo. L'ultimo colpo dei ladri fantasma. Che bello, finalmente siamo ritornati a questa scena. Siamo di nuovo tornati a questa scena, finalmente. Pam 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 pam. Bene, ora di corsa. È la nostra unica occasione. Resta tranquillo, ora puoi scappare. Ci pensiamo noi a recuperare la valigetta. Sospetto, non conferma, mantenere la posizione. Ah? Cos'è stato? Non preoccuparti per noi, concentrati sulla fuga. Sai che, ora che ci ripenso, non mi ricordo che voce ho dato al primo episodio a loro. Bene, allora è il momento di fuggire. Eccolo! Papanatana. Corri, esci da lì! Devi tornare da me, fidanzatino. Oh, qua stiamo per affrontare un combattimento familiare. Ciao. La prima copertina del nostro primo video. Che tra l'altro, questo nemico alla fine non lo incontriamo mai. Non lo incontriamo mai se non qui. E ovviamente il combattimento non è equilibrato come la prima volta. Hai fatto molti progressi con le tue reminiscenze. La primavera scorsa hai risvegliato questo furibondo potere. Ora usa quel potere e sconfiggi i tuoi nemici che ti fronteggeranno. Arsen, sei debole al ghiaccio. Ah, ma pensa un po'. Tanto non è con quello che voglio sconfiggerti. Alat, carica! Certo, andrà un po' diversamente rispetto al nostro primo scontro, ma sarà comunque molto bello. Debilitazione! Vieni, continua pure ad attaccarmi. Ed infine, centro perfetto! 7600. Complimenti, Joker. Presto il tuo destino sarà deciso. Ricorda tutto. Ricorda i legami che hai forgiato con i tuoi amici. Se il tuo destino è continuare oltre questo punto, allora certamente ci incontreremo ancora. Arsen. Addio. Bellissimo, bellissimo questo pezzo. Bene, li hai sconfitti facilmente. Ce ne sono altri, attento! Ah, bastone di fulmine. E io me ne vado. Ciao. Joker, alle tue spalle, attraverso quella porta. Da quella parte dovresti poter uscire, presto. Cacchio, se ma riesci a sentirci. Tranquillo, rilevo le voci di tutti quanti. Va, Joker. Aspetta un momento. Ma cosa? C'è uno strano segnale che si avvicina alla tua posizione. Corri, presto. Mi chiedo se queste zone, queste qua che stiamo vedendo sulla mappa, sono in bianco perché le abbiamo già visitate la prima volta che siamo venuti qua, quindi il primo episodio, o sono già bianche a prescindere. Laggiù, fermo. Non va bene, nasconditi, Joker. Continuando a combattere non riuscirai mai a uscire. Nasconditi tra le ombre e sguscia via per la prima occasione. Uno e due. Ehi, siete certi che sia venuto da questa parte? Ricevuto, continua a cercare. E allora vado. Ora è la tua occasione, datte la gambe. E allora continuiamo. Ah, ma quanti ce ne sono ancora? Tutto ok, metteteci troppo e il livello di allerta potrebbe aumentare. Peggio di così, davvero? Lo so, cerca un'altra strada, tenete duro. Ok, tempismo perfetto, Joker, guarda in alto. Puoi usare quello per volare laggiù? Ovviamente. Ho imparato ad usarlo, il rampino, lo uso. Hai visto che abilità? Bene, prosegui dritto da lì. Chissà chi arriverà in questo punto, invece. Fermati, Joker.
C'è un nemico, vicino a te! Vicino? Mi è spawnato dietro! Nemmeno tu puoi affrontarne così tanti! Ne sei sicura? Eh? Joker, lo strano segnale di prima si sta avvicinando! Credo di sapere chi sia! Joker, ti preoccupi? Avresti potuto combatterli tranquillamente. E ha una maschera nera! Sarà lei? Io non credo. Ha che abilità incredibili! E che cosce bianche, santo cielo! Sacchete! Spara in faccia! È diventata brava! Oh! Brava Yoshizawa! Oh! E rieccoci al tanto agognato combattimento con Kasumi. I segnali dei nemici sono diminuiti? Beh... Ah, è Morgana. Beh... Ne è passata di tempo dall'ultima volta che abbiamo combattuto fianco a fianco. Ma questa volta tocca a me venire in tuo aiuto, senpai. Forza, dobbiamo vincere. Allora, cosa sei debole? Al nucleare e tu alla luce. Debilitazione! Bravissima! Brava Yoshizawa che hai preso il timone! Ale! Ho vinto! Cazzo, sei migliorata! Credo fosse l'ultimo, vero? Non ho la minima idea di cosa sia successo, ma immagino che tu stia bene, vero? Un momento, pessime notizie! Stanno arrivando i rinforzi nemici! Devi andartene da lì, ora! Va bene, farò il possibile perché non riescano a individuarti. Hai ancora qualcosa da fare in qualità di ladro fantasma, dico bene? Esatto. Allora non ti fermerò. Non faccio parte dei ladri fantasma e non ho il diritto di interferire. Ma come ci hai raggiunti? Questa è una cosa che mi chiedo. Tuttavia, non dimenticare la promessa che ci siamo fatti, ok? Quella di allenarci? Joker, dipendate da lì! Via, via! Sali le scale fino alla fine del percorso! Manca poco, tieni duro! Pensa però quanto è brava Futaba, che sta scappando ma nello stesso tempo riesce anche ad aiutarci a scappare a noi. È andato di là e io continuo a scappare. E noi ti inseguiamo e io continuo a correre. E noi ti inseguiamo ancora. E io sono arrivato a una porta e ora me ne vado da qui. Certo che ce la faccio. Lo dite voi che non ho vie di fuga. Io posso fuggire quando voglio. Piu piu. Che tra l'altro nella versione animata lui c'ha la valigetta in mano e scappa dal centro, non da un punto a caso della finestra. E come ben sappiamo, purtroppo, questa storia non finirà bene per Joker. Quanta luce però. Mi ha fatto male anche a me nella realtà. Hanno coperto ogni via di fuga. Sia dal basso che dall'alto. Menatelo, menatelo! Kodomo to wa na,
Urame nara nakama urame. Omae wa uraretan da. Come venduti? Yogisha gennin. Genko an taiho. E ritorniamo al nostro punto d'inizio. Che tra l'altro nel cartello c'è scritto P5. Stanno per verificarsi importanti sviluppi nella trama. È consigliato salvare. Salvare ora? Ovviamente. Stanno per verificarsi cose importanti.